disperato gli ho detto, ma lei cosa mi consiglia? E lui mi ha detto, ma io rigirerei d'inverno quello che ha già fatto d'estate. E allora io sono tornato a Milano, ho cominciato il 1° gennaio a girare e ho rigirato la parte che avevo già fatto d'estate, l'ho rifatto d'inverno. Per cui era andata plana, questo lo dico senza tema di smentita, è l'unico film al mondo che ha 20 minuti girati in un'altra stagione, in un altro anno, con gli stessi attori negli stessi posti. Per cui ho la parte centrale della tablata, poi mi ero impegnato a non far vedere a nessuno all'epoca, girata in inverno, in estate invece che in inverno. E nel DVD che poi è uscito, l'abbiamo messo dentro come extra, e si vedono proprio i due film, uno d'estate e uno d'inverno, che sembrano lo stesso film perché hanno gli stessi attori, lo stesso storyboard, le stesse inquadrature, ma girati in due stagioni diverse. Cambia tutto e cambia niente, cioè le risate sono le stesse, però cambiamo il genere di comicità, perché l'estate c'erano le zanzare, le mosche e i contadini in canottiera, e l'inverno invece c'erano i tabarri, c'era il freddo, c'era il fango, per cui cambiavano le lette, ma tutto sommato il ritmo del film era rimasto uguale. Angela Finocchiaro, che citava già con te prima, in quelli di Grog, era un'allieva di quelli di Grog, è venuta che aveva 16 anni e si era iscritta alla scuola. Quelli di Grog è un gruppo che Maurizio aveva creato per insegnare teatro, insegnare vita. Dunque Franco è intervenuto, il film si è fatto, poi l'ha appoggiato per la distribuzione. Sì, poi insomma, io un'altra emozione che ho provato grossa è quando era quella pagina, che però, visto che sono qui, la racconto, la sintetizzo. No, raccontacela perché. Se no, mi aveva detto prima, gli devi chiedere di raccontare. No, io quella lì è vera, io dopo questa storia. I soldi, cioè questi, all'epoca 100 milioni, diciamo 50.000 euro, avevo una clausola nel contratto che se sforavo, ogni milione che sforavo, perdevo qualcosa. E Franco mi ha confessato dopo, quando ha fatto il contratto, ha detto, tanto questo, 10 milioni di sfora, sicuro. E invece io gli avevo portato 2 milioni di resto. Sui 100 milioni, cioè ho portato 1.000 euro di resto, inaudito. E lui poi dopo, scherzando, io mi rifacevo all'accordo che avevamo sulla pagina, lui era preciso, queste cose, cioè, avevo una parola e quella era, va detto, tu devi fare il film con questi soldi. Io ho fatto il film con quei soldi, li ho portato 1.000 euro di resto. E mi diceva, però a me il film è costato di più perché i tuoi viaggi da Milano mi sono costati di più. E io dicevo, sì, ma i viaggi non erano dentro nell'accordo, perché i viaggi che avevo già fatto prima. Allora la nostra gag era sempre, quanto è costato la plan? Io dicevo 98 milioni perché due li ho portati di resto, e lui diceva 105 perché 7 milioni li aveva spesi durante i 6 mesi di lavoro per i viaggi miei, ma quelli non erano il budget del film, insomma, però lui aveva ragione, però insomma, si rideva di queste cose, perché poi il film ha incassato miliardi in tutto il mondo, per cui insomma 6 miliardi mi sembra, all'epoca che il biglietto costava poche centinaia di lire, nel 79 era 600 lire, no, ma scherzi, nel 79. Comunque insomma costava poco rispetto a oggi che costa 12 euro, sono 24.000 lire, cioè costava meno di 10 milioni. No, perché il passaggio all'euro oggi fa perdere di vista il costo reale. Ma poi